Ah, il giorno dopo è sempre più bello, ciao amici. Buonasera a tutti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo con il lunedì Lucerino, solita rubrica dedicata alla squadra della mia città che è il Lucera Calcio, il Lucera che ieri, come avete visto dalla reaction, ha battuto eh, al Comunale. Il, lo Sporting a Pricena per 2-0 e dopo 11 mesi il Luciano è tornato alla vittoria, ovviamente nel, nel, proprio, nel proprio stadio, è stata una bella, una bella emozione, comunque tornare al, al comunale dopo quasi un anno, veramente. Cioè, è, stata, è stata veramente una forte emozione. Poi salire gli scalini, là, andare in tribuna, vedere vedere i calciatori che si scaldavano nel proprio campo, poi ecco, è stata è stata una bella, una bella emozione. Ecco, una bella emozione. Va bene, allora, ragazzi, parliamo della partita. Allora, un primo tempo che è stato. Che è stato molto. molto lottato. Con la Priscina che ha sferrato il vantaggio con, colpendo il pallo, che avete visto anche della, nella, nella reaction. Comunque, nel primo tempo, la Priscina, secondo me, non è sembrata una squadra da ultimo posto. Ecco, cioè, ovviamente. Sappiamo che tutte le partite sono delle, delle battaglie. Ecco. Sapevamo che la piscina non è che veniva qua. A, a fare a scansarsi, ecco. Quindi. E però, intanto nel primo tempo, ecco, Ha sperato il, il vantaggio e ci ha messo anche, ha messo anche sotto per alcuni, alcuni minuti. Poi. Lucera comunque ha attaccato, ha fatto qualche tiro. Ma non tanto per impensierire il portiere. Poi si arriva al secondo tempo, dove la partita cambia perché sale in cattedra Rodriguez che realizza una doppietta. Qui il secondo gol è stato, è stato pure bello su un bell assist di Balletta e Rodriguez, che poi, ecco, ha fatto. non poteva fare altro che spingere il pallone in rete. Poi sul gol dell'1-0, ecco, c'è stata pure. Um, c'è stato. Cioè, dobbiamo dare merito anche a Ferrantino che ha, che ha calciato una botta dalla distanza, il portiere ha deviato poi la palla che è andata sulla, sulla traversa e poi Rodriguez sulla ribattuta ha segnato il gol dell'1-0 e poi comunque ecco dopo questi due gol il Lucina ha sferrato anche il 3-0 e poi ha amministrato ecco, la, la partita, però c'è comunque sempre da sottolineare che la Pricina ecco, diciamo non ha mai quasi smesso di attaccare e poi dopo l'1-0 ha sferrato anche ha sferrato il pareggio, quindi ecco ci ha, dato, ci ha dato battaglia fino agli ultimi gli ultimi minuti ecco va bene allora ragazzi andiamo a vedere gli altri, gli altri risultati che sono questi qui qua davanti con la rinascita rudiglianese che ha aperto questa giornata vincendo 2 1 in casa del capuzzo poi vittoria dell'atletico acquaviva in casa del fesca Bari per 3 2 vittoria esterna anche per il donuba che ha vinto 1 0 in casa della football acquaviva il Lucena che ha vinto 2-0 contro lo Sporting Capricina, poi finiscono 1-1 i big match tra Nova Spinazzola contro Arboris Belli e la Polimnia contro il Bitrito e poi importante vittoria per la Virtus San Ferdinando che ha battuto 2-1 in casa nel derby foggiano contro il Foggia in Cedit. Allora, andiamo a vedere la classifica che è questa qui perché è una bella classifica visto che il Lucera si trova in zona playoff. Allora, a 16 punti in solitaria c'è la, nu la nuova Spinazzola che comunque oltre il pareggio ha mantenuto il primo posto, poi al secondo posto c'è l'Arboris Belli con, 13... no, con 14 punti, poi a 13 punti c'è la Polimnia, a 12 punti ci sono Foggencetit e Lucera che occupa il quinto posto, quindi... Uh, sì, quinto posto che significherebbe che è l'ultimo posto per la zona, zona playoff Poi a 11 punti c'è il Bitritto A 10 punti Atletico Acquaviva e Donuva A 9 punti la Virtus San Ferdinando A 6 punti la Rinascita Rutilianese A 4 punti ci sono la Football Acquaviva e il Capulso E poi a 0 punti lo Sporting Capricena e il Fesca Bari Allora andiamo a vedere la prossima giornata La prossima giornata il Lucera andrà fuori casa Andrà a sfidare la Rinascita Rutiglianese in una trasferta che, comunque, sappiamo che non è, non è semplice. Poi, ecco, la rinascita rutiglianese è anche bella motivata perché viene dalla vittoria in casa del, del Capuzzo in una sfida ecco di salvezza. Poi vedo. Un bel big match tra Foggia Incedit e Polimnia. Poi c'è Sporting Capricina e Virtus San Ferdinando. Don Uva contro Fesca Bari. Bitrito contro la Football Acquaviva. Poi l'Atletico Acquaviva che ospiterà la nuova Spinazzola... E l'Arborisbelli contro il Capuzzo. Ok, ci siamo, diciamo che ci sono belle sfide tra. ovviamente una su tutte è quella tra Foggia Incedit e Polimnia. Poi c'è sfida diciamo, salvezza tra Sporting Capricina e Virtus San Ferdinando. Noi che andiamo ad affrontare la rinascita rudiglianese, poi Donuba contro il Fesca Bari, il Betritto che comunque sulla carta è una partita semplice contro la Football Acquaviva e fu così che persero 4-0, mentre <ride> non per tirarla ai amici del, del Betritto e poi... e poi questo insomma. Va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, commentate e iscrivetevi al mio canale, sempre Forza Lucera e noi ci vediamo lunedì prossimo con il lunedì lucerino di rinascita rufilianese contro Lucera. Ciao ragazzi!